È finita in rissa a calci e pugni con due feriti, uno di 20 anni, l'altro di 19, una lite scoppiata sabato notte sul lungomare Pertini di Pozzuoli. Alla base della litigata una ragazza contesa. A seguito dell'ennesimo episodio di violenza in centro, il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, ha annunciato una serie di misure, fra le quali un'ordinanza con efficacia immediata per il divieto assoluto di vendita da asporto di bottiglie di vetro dalle 21 in poi. Quanto sta accadendo in queste ultime settimane nella zona del centro storico di Pozzuoli non è più tollerabile, ha detto il primo cittadino. Davanti a centinaia di turisti in città, per i campionati di scherma e per le giornate del FAI, non si può assistere a tutto ciò. Nelle prossime ore, annuncia il sindaco, chiederò ufficialmente al prefetto di Napoli la convocazione di un comitato provinciale per l'ordine pubblico. E anche a Napoli ieri mattina rissa sul lungomare Caracciolo. Due ambulanti, un napoletano e un cingalese, sono venuti alle mani per difendere un pezzo di marciapiede dove vendere la propria merce. Per entrambi sono state necessarie le cure sanitarie dell'Oretomare.